Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo motovlog. Oggi stiamo andando a fare una cosa che voi avete già visto, cioè il test ride della nuova MT 09SP 2021 che mancava ancora all'appello, ma di conseguenza questo è anche il momento in cui festeggeremo i 10.000 km della mia MT 09SP 2020. Siamo arrugginiti non poco, non solo perché ieri ho giocato a tennis e mi sono sfiancato, erano anni che non giocavo a tennis. Ad ogni modo, come fatto lo scorso anno due anni fa con l'MT07, quando raggiunse i 10.000 km, siamo arrivati a quel momento in cui dobbiamo rivalutare la moto a fronte di questi chilometri per capire se le sensazioni che avevo quando l'ho acquistata sono ancora valide o se c'è qualcosa che di questa moto ad oggi, dopo 10.000 km, non mi piace più. Allora, 10.000 km dopo, cosa è cambiato? Ragazzi, intanto occorre dire questo: l'unica differenza su questa moto 10.000 km dopo è che rispetto a quando ne aveva zero è leggermente più sporca in questo momento. Sì, basta a credere alle fantasie che oltre gli 8.000-9.000 km una moto non va comprata. Ragazzi, queste moto, soprattutto le giappe, dopo 10.000 ma anche dopo 20.000 km sono come nuove, non bisogna fare assolutamente nulla. E di solito quando le si comprano usate si risparmiano anche un bel po' di migliaia di euro. Quindi, insomma, diventano un'opportunità, non una cosa da evitare. Quindi dal punto di vista meccanico questa moto è perfettamente ok. Le uniche cose che inizio a sentire, ma parliamo di cavolatine, e tra l'altro non è neanche detto che siano situazioni terminali per questi componenti: la catena va ancora bene, però sono sicuro che tra 10.000 km andrà cambiata, anche meno. E la cosa che già sentivo così da un po' di chilometri, già da dopo 4.000-5.000 km, sono le pastiglie che fischiettano. Ma ripeto, qui può essere una situazione dovuta anche all'ossidazione, magari tenendo la moto ferma, e poi quando si va invece a frenare con convinzione durante un'uscita o una pistata la pastiglia si riprende. È chiaro che le pastiglie forse sono uno dei punti più deboli di questa moto, perché diciamo sono sottodimensionate rispetto all'impianto frenante, che non è comunque eccellente, perché comunque abbiamo una pompa tradizionale, abbiamo dei tubi in gomma, però quantomeno secondo me questa è una moto che già stock frena. Su questo però vorrei aggiungervi quella che è la prima modifica che sto valutando in questa zona qua. Infatti sono alla ricerca da mesi di una pompa radiale. Prima ho valutato Breaking, poi Brembo, poi Nissin, ora Accostato, le ho valutate tutte, però per ora c'è ancora lei. E anche ovviamente l'introduzione dei tubi in treccia, per poi cambiare come ultima cosa anche le pastiglie. Ora, c'è un aspetto: per me questa moto frena bene, per quello che è il mio utilizzo in strada frena bene. La vedremo in pista, forse voi l'avrete già vista prossimamente, e lì farò qualche considerazione, ma in strada non mi ha mai dato problemi, se non sui tornanti di Monte Sant'Angelo una volta in due, che tra sali e scendi, tornante e tornante, lì ogni tanto sentivo più che altro il tubo in treccia che cedeva e mi ritrovavo con la leva quasi tutta contro l'acceleratore. Ma è capitato, ve lo giuro, una volta con una guida neanche più di tanto sportiva, ma in due. Con guida sportiva da solo il sistema frenante non mi ha mai tradito. Quindi dopo 10.000 km, vi dico la verità, forse questa è la modifica più urgente che sto valutando sulla mia moto, ma al tempo stesso è anche quella che credo di poter evitare tranquillamente, perché comunque so soldi e per il mio utilizzo in strada so soldi sprecati probabilmente. Sono convintissimo che anche in strada, soprattutto dalla pompa radiale, avrei una migliore sensazione in fase di frenata, ma sono anche convinto che forse la spesa non vale l'impresa. Chiaramente non mi posso esprimere sul sistema di scarico, perché quello l'ho già cambiato. Ecco, questa è una modifica che secondo me alla fine si fa sempre nei primi 10.000 km, oppure non si fa. Cioè, se non riuscite a cambiare scarico nei primi 10.000 km, poi non lo cambiate più. E probabilmente se riuscite a non farlo siete più furbi di me, perché alla fine comunque la maggior parte delle moto con lo scarico originale va meglio. Certo, suona di meno. Certo, un MT-09 con lo scarico originale, per quanto suoni bene, soprattutto la nuova, non vi dà quell'adrenalina che vi restituisce invece uno scarico aftermarket. E su questo siamo d'accordo. Intanto mancano 13 km, quindi arriviamo sicuramente ai 10.000. Quindi abbiamo parlato di chilometri e manutenzione, impianto frenante, scarico. Arriviamo a un'altra cosa che dopo 10.000 km sto valutando, ma anche qui non si tratta di un vero difetto della moto che ho rivalutato a posteriori, semplicemente di un upgrade, quindi di un miglioramento della moto stock. E questo miglioramento risiede nella mappatura della centralina, che è un qualcosa che ho anche qua
nella testa da parecchio. Non tanto, vi dirò la verità, per rimappare basta, perché comunque la moto va bene, quindi la rimapperei proprio così, dato che si può facciamolo. Ma l'obiettivo principale del rimappaggio sarebbe quello di attivare in centralina il blipper, che questa moto, come molti sanno, ha in centralina ma è disattivo. Avendo provato il blipper sulla 2021 mi sono letteralmente fatto stregare, e quindi, per quanto molto spesso, vedete, quando sto così non uso il quick shifter, perché comunque non va usato su regimi molto bassi, quando magari si va a scannettare sui passi per entrare un po' più aggressivi in curva e buttare giù una marcia senza frizione, il blipper veramente è una figata mostruosa. Quindi quella sarebbe la motivazione principale per rimappare, quindi più che per rimappare, per attivare in centralina il blipper. Ecco, sul tipo di erogazione comunque precisa e lineare che dà questo scarico specifico pensato per questa moto, andando a mappare prenderei soltanto più linearità in generale, e questo già non so se mi piace, perché ad esempio la 2021 è molto lineare, però è meno scorbutica, è meno ignorante. Per certi versi il bello della mia 09 e anche del primo modello è proprio questo, cioè quello di dare quell'adrenalina in fase di accelerazione da moto ignorante. D'altra parte però, rimappando si potrebbe arrivare a velocità di punta più elevate, ma pensate un po', io ho visto velocità di punta più elevate per ora con la 07 rispetto a quelle che ho visto con la 09, e questo vi fa capire quanto me ne freghi di avere 30-40 km di velocità di punta in più. E l'altro aspetto sarebbe anche un po' più di reattività ai bassi, che quella sì mi fa gola. 7 km ai 10K. Abbiamo trovato un 09 che secondo me mi ha riconosciuto. Andiamo là, vai! Facciamoci sputare fuori dalle curve con un po' di on-off. Sul discorso dei consumi, vi dirò la verità, al momento senza mappa, finito il rodaggio, perché il primo video sui consumi l'ho fatto proprio a pelo rodaggio, e dopo lo scarico acra, che magari appunto tende a smagrire ancora un po' all'inizio ai bassi, quindi vi premia quando passeggiate, e però agli alti vi dà invece la carburazione perfetta, questa moto consuma poco. Ora, non consuma quanto la 07, in media si sta sui 20 al litro se la si tratta bene, la si tratta male non scende sotto i 17-16 per la mia guida. So di persone che arrivano a 15 o a 14, dipende anche molto dalle mappe. Io in mappa viaggio praticamente nulla, quindi non ho mai avuto la necessità di usarla, anche se ora ce l'ho inserita, però come vedete poi me la godo tranquillo. Mancano 2 km ragazzi, 10.000 10.000 km, facciamo una pausa, dedichiamoci a queste 10k. 10k fatti nonostante il Covid, nonostante le limitazioni regionali, 10k le abbiamo portate a casa e siamo in linea con i dati della 07. Ma ragazzi, attendiamoli da vicino questi 10k, manca pochissimo. 9999. E adesso facciamo gli auguri all'MT perché ha appena compiuto, dai, dai, alla rotonda dobbiamo fare 10.000 10.000 km come i 10.000 iscritti che abbiamo superato, ormai siamo oltre gli 11.000, e vi ringrazio per questo. Beh, lo sapevo, nella rotonda, giusto? Giusto, eccoci qua, allo stop, come sempre, 10.000 10.000 auguri MT, 10.000 km, beh, dai, abbiamo camminato e cammineremo tanto anche quest'anno, ragazzi, ve lo prometto. Abbiamo in programma non solo una toccata comunque in Abruzzo per tornare in quei luoghi che tanto apprezziamo, ma poi c'è il viaggio estivo, quello serio, che quest'anno, ve l'ho anticipato più volte, sarà in Sicilia, perché mi sono letteralmente innamorato della Sicilia dopo l'esperienza con Yamaha, quindi volevo assolutamente tornarci con Camilla per vedere come affronta lei quelle curve che la 2021 si è mangiata. Insomma, sono contento, è un bel periodo per il canale, abbiamo una bellissima community in cui davvero è impensabile non avere haters nel mondo di oggi. Ma sul mio canale, vi dirò la verità, di haters veri e propri ce ne sono pochissimi. C'è chi mi fa notare giustamente i miei limiti, che sono tantissimi perché sono un imbranato, non ne capisco nulla di moto. Detto questo, torniamo all'MT, chiudiamo anche su di lei. Altre cose da dire? Bah, le sospensioni, ragazzi, è un SP, quindi che ve lo dico a fare, qua non va cambiato nulla su questa, non va cambiato assolutamente nulla per una guida sicura in strada. Quindi dopo un anno, questa moto che sensazioni mi ha dato? Beh, sicuramente rispetto all'anno fatto con la 07, questa è una moto a cui si deve arrivare pronti, come ho sempre detto. Non è una moto su cui sali e dici vabbè, ora imparo. So che c'è gente che lo fa, so che c'è gente che con la mappa B, andando così tranquillamente, con la giustamente, c'è da dire,
dire, riesce ad imparare. Però non conoscendo chi ascolta queste mie parole, non sapendo quanto siete esperti, quanto avete guidato moto, quanto non vi fate prendere la mano, io direi che la 09 è, insomma, è un rischio. Non dico che è una condanna a morte, ma è un rischio. Pertanto maneggiare con cura, oppure maneggiare altro prima e poi vi prendete questa. Per me, che avevo già maneggiato una 07 per 23.000-24.000 km, questa mi ha dato subito una sensazione di essere moto fatta e finita, più completa, più affidabile. E soprattutto, vi dirò la verità, non solo più sportiva, ma anche più comoda, più caricabile per i viaggi. Quindi sono assolutamente entusiasta di questa moto. Non ho cambiato di una virgola il mio parere a riguardo. Certo, a cambiare forse, ecco, qualcosa può essere stata la prova della nuova 09. Adesso che proverò l'SP rischio di farmi male, nel senso che poi mi viene voglia di cambiarla, ma non credo andrà così. Quindi ragazzi, secondo me, in ogni caso, l'MT09, l'MT07 sono modelli su cui potete stare tranquilli. Ne comprate uno qualsiasi e vi trovate bene. Se volete un mio consiglio da possessore ex di una 07 e da possessore di una 09, compratela con l'ABS, perché quest'anno ne ho sentite di tutte e l'ABS in molte situazioni avrebbe evitato cadute. Solo questo. Ma guarda qua la Murgia come si è inverdita. Inverdita, è spagnolo. Non sappiamo più impennare quel pugno che avevamo imparato, lo abbiamo dimenticato. Ma ho la scusa, è il setting delle sospensioni duro, rigido. Non mi tradire in pista però, eh. E tu, occhio, che se fallisci in pista io ti cambio. Ragazzi, io evito di farmi male, quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me in questo video e noi ci rivediamo presto in un altro video. Ciao!